qualche istante. Non so se deve aggiungersi qualche altro soggetto. Tornando ai levrieri, dicevamo che sono razze molto antiche, sono razze anche molto sane dal punto di vista delle patologie, razze selezionate proprio per la loro funzione di cacciatori. Sono sempre state razze che hanno condiviso la loro esistenza con i vari popoli con cui hanno avuto origine, hanno convissuto. Quindi, signore e signori, Brescia 2017, Fiera di Montichiari, Fiera del Garda per il Garda Winner, migliori di razza delle razze levriere, a cominciare dal Greyhound. Levriero afghano. Salucchi. Whippet. Piccolo levriero italiano. Pensate che c'è una... No, ne parlo dopo singolarmente. Colpo d'occhio d'insieme per il nostro giudice. Vedete come la morfologia graioide sia uniforme in tutti i soggetti presenti in questo raggruppamento. I diametri longitudinali, le lunghezze prevalgono sulle larghezze ed è una caratteristica propria di tutte le razze selezionate per la caccia in velocità. Pensate che ci sono delle ricerche scientifiche sulla struttura ossea di queste razze che le fanno considerare particolarmente adatte alla velocità, per cui estremamente elastiche, perché diverse sono le sollecitazioni. Dicevo che c'è una poesia molto antica che descrive il Greyhound e dice: testa di serpente, piede come il gatto, coda come il ratto. Proprio per caratteristiche uniche di questa razza, già da tempo immemorabile. In Inghilterra era presente un editto che vietava anche ai nobili di rango inferiore di possedere soggetti appartenenti alla razza del levriero inglese a pelo corto Greyhound. Afghan Hound. Pensate che questa razza originaria dell'Afghanistan ha sempre vissuto a stretto contatto con gli umani. Infatti dormiva sul tetto delle tende in estate, mentre dormiva all'interno della tenda d'inverno. È un ottimo guardiano, oltre che un eccellente cacciatore, veniva utilizzato anche per la caccia al leopardo delle nevi. Durante la sua vita ha una sola muta, quella nel passaggio da giovane ad adulto, che è anche quella che porta alla formazione della sella, ovvero l'area con il pelo più corto sul dorso. Salucchi è una razza persiana, lo Shah di Persia aveva cani di questa razza. Nel mondo arabo il cane è visto come qualcosa di impuro per la religione musulmana, però il Salucchi, essendo uno strumento di caccia, aveva diritto a convivere con il cacciatore.
Whippet. Piccolo e veloce. Splendido compagno da... oltre che splendido cacciatore in velocità. Due sono le prove cui possono essere instradati i levrieri, il coursing e il racing. Racing su pista e coursing cacciando lo zimbello, tipo in una zona non pista, terreno di caccia. Piccolo levriero italiano, pensate che parlando di questa razza alcuni storici dicono che la scritta Cave Canem indicasse di stare attenti ai cani da compagnia preferiti dalle matrone romane, quali il piccolo levriero italiano. Vedo che lo stimolo sonoro come invito all'applauso ha più effetto dell'invito vocale. Perché? Invito il giudice a recarsi sul podio. Piccolo levriero italiano al terzo posto. Prego. Al secondo posto, Salucchi. Rappresenterà i levrieri al Best in Show finale. Testa di serpente, piede come il gatto, coda come il ratto. Greyhound! La coccarda. L'emozione, l'emozione. È sempre un... Ed ora signori, siamo pronti per...